Come ha anticipato Don Luigi Ballirano, il dipinto è stato danneggiato dal terremoto nel 2017. L'intonaco del soffitto si è staccato durante la scossa e ha colpito il dipinto sottostante, creando una larga lacerazione in corrispondenza del braccio del Cristo e danneggiando anche la cornice, lignea e creando ovviamente molte abrasioni della pellicola pittorica. Grazie all'interessamento, alla sensibilità e al contributo economico dell'Associazione Italia Nostra, e colgo l'occasione per ringraziare non solo tutti i soci, ma in modo particolare la Presidente, la dottoressa Maria Rosaria Iacono, è stato possibile provvedere all'intervento di restauro. Il dipinto è stato portato in laboratorio dopo aver eseguito una bellinatura di protezione proprio sulla porzione lacerata del dipinto, affinché non venissero persi ulteriori frammenti di pellicola pittorica. Ed è qui quindi in laboratorio sono iniziate le operazioni di restauro. Ed in primo luogo si è provveduto allo smontaggio della cornice dalla tela. Successivamente è stata effettuata una prima pulitura proprio per rimuovere quella polvere biancastra dovuta all'intonaco sfarinato durante la caduta del terremoto avevano creato appunto questa, aveva ricoperto tutti i manufatti della Basilica e in modo particolare la tela della Trinità. Il dipinto era stato restaurato circa 10 anni prima del 2017 e ciò ha dato sicuramente, ha favorito una protezione non solo alla pellicola pittorica ma anche al supporto stesso. Se il quadro non fosse stato restaurato, molto probabilmente i danni sarebbero stati ancora più ingenti. Si è quindi intervenuto in modo particolare sulla lacerazione, che misurava circa 30 cm in senso orizzontale rispetto all'asse del dipinto, e si è eseguita una risarcitura della tela lacerata per ricongiungere i lembi del tessuto e rimetterli in posizione proprio per poter ripristinare la struttura originale del dipinto. Inoltre, al fine di poter garantire una maggiore resistenza dell'area danneggiata, si è provveduto ad applicare in maniera localizzata una porzione di tela della stessa tramatura legata proprio con la pasta. Come dicevo prima, questa lacerazione aveva interessato la parte centrale del dipinto, determinando un'ampia perdita della superficie pittorica adiacente l'area del taglio, e di conseguenza si è quindi provveduto alla reintegrazione dello strato di preparazione con una nuova preparazione a base di gesso di Bologna e colla animale. E come da indicazioni del dottor Barrella, il funzionario di zona della soprintendenza dell'area metropolitana di Napoli, si è eseguita una reintegrazione pittorica prima delle piccole lacune, e in modo particolare sono state reintegrate le parti mancanti del braccio del Cristo e del drappeggio, il tutto utilizzando colori ad acquerello e a vernice per restauro. In questo modo si è potuto dare al quadro una lettura più completa della scena rappresentata, e infine una vernice di protezione è stata stesa sull'intero dipinto. Oggi il dipinto della Trinità è ospitato all'interno della curia della diocesi di Ischia, perché la basilica di Santa Maria Maddalena non è ancora fruibile dopo il terremoto. Quindi ci auguriamo presto di poter osservare non solo il quadro della Trinità, ma tutte le opere contenute all'interno della chiesa di Santa Maria Maddalena quanto prima. Io ringrazio ancora tutti i soci di Italia Nostra e grazie per l'attenzione.